Ciao ragazzi, buonasera. Allora, stasera vi portiamo in un posto. Dove li portiamo, Alberto? In un posto un po' particolare. Sì, particolarissimo. Vi portiamo a cena con noi. Dove? Siamo in stazione centrale a Milano, quindi forse vi diamo già un indizio. Ma non ve lo diciamo finché non arriviamo. Sì. Allora, siamo arrivati al mercato centrale di Milano. È un posto inusuale, non è un ristorante normale. Adesso vi facciamo vedere perché c'è un po' di tutto. Allora, qui partiamo subito con questi ravioli fatti espressi. Meraviglia, ravioli cinesi, ravioli crudi da fare. Ecco, qui si può ordinare, portare a casa o addirittura sedersi e mangiare. Allora, facciamo un giro. Noi allora siamo all'interno, adesso vi facciamo vedere un po' di cose. Noi sappiamo già dove andare a mangiare, ma ovviamente il posto è molto grande. Qui siamo a piano terra e ci sono botteghe un po' di tutti i tipi, da chi vende pane, focaccia, pizza, cose salate, dolci. Che spettacolo queste! Eh? Che spettacolo! Che spettacolo, davvero! Davide Longoni, questa pizza è proprio bella! Che fame, ragazzi! Quella con le patate? Questa con le patate, ma bella, eh! E poi magari ne portiamo via un po'. Qua, mamma. Ah, qui il reparto dolci. Mamma mia, qui andiamo al reparto arancine. Cose napoletane, arancine calde. Madonna, c'è una mamma spettacolo. Ragazzi, qua c'è da impazzire. Ma c'è, wow, c'è da impazzire letteralmente. Qua se uno si fermasse a guardare tutto, mette su 20 kg, ci metti un attimo qua, e qua sì qua con questi inghietti col tartufo vogliamo parlarne, vabbè, parliamone. Adesso poi andiamo al primo piano, qua ci sono i cocktail, ma a noi non interessa da bere. Interessa da bere? No, assolutamente. No. Ci interessa da mangiare e basta. Ci interessa da mangiare. Solo cibo. Adesso solo, andiamo di là, vediamo. Solo . Cibo. Allora, cerchiamo di non riprendere la gente. Non riprendiamo no, infatti. Le persone. Non riprendiamo le persone. Gelati. Reparto gelato. Allora qua spettacolo. Un po' di dolce, cioccolati vari, cioccolatini, mamma ragazzi. Per gli amanti del cioccolato qua c'è da impazzire, gelato. Tutti i tipi di cioccolato ci sono qua, incredibile. Sì, tutti i cioccolatini assortiti. Per gli amanti del cioccolato qua. E queste scatole qua. Guarda che belle. Che meraviglia. All'80%. Sembrano più che cioccolatini, sembrano dei gioielli. Venezuela, della Repubblica Dominicana. 39, 46 per 70%. Tobago. 100%. E quello deve essere amaro come il fiele. 100%. Però. Fantastico. E qui ci sono tutte le tavolette cioccolato con le varie percentuali. Sì. È fantastico. C'è sopra anche il primo piano? Al primo piano dobbiamo andare noi, infatti. Noi dobbiamo andare al primo piano a mangiare una cosa piano buonissima. Oddio,
Il riso al salto, no. No, questa è una libidine. Oh, riso al salto. Ecco, questo, ragazzi, per chi non è di Milano, è una specialità milanese. Praticamente è risotto giallo, fatto in padella, saltato, col burro. È una roba. Mamma, guarda questo burro. Un po' di burro. Un po' di burro, ragazzi. Ci immergiamo la faccia. Vabbè. Qua... Ragazzi, vi è venuta fame? Mamma. Qui sì. E qui... Qui viene fame, eh. Io prima di entrare, ragazzi, avevo un po' di mal di stomaco, mi è passato. Questo ti è passato. Solo a guardare. Questo con le acciughe. Alberto! No. Qua c'è la ciccia. Guarda che mi fanno assaggiare. Stecca New York, prego. Arrivo! Mamma, che meraviglia! Grazie, grazie mille. È un assaggino speciale di bistecca di New York, vediamo com'è. Mamma, che buona! Buonissima! È gigantesca! Tomo, Madonna, che spettacolo! Mamma, ragazzi! E qua! C'è da impazzire. Questo è buonissimo. Complimenti. Mamma mia. Mamma mia. Che buono. Qua che cosa c'è? C'è salami, salamini. Salami, salamini da portare Prado, via. Sassenese, tutta roba toscana, eh. Allevatori chianini, qui è roba buona, è roba buona. Tutta roba. Ho un po' di pollo. Ecco. Oh, questo è il mio reparto. Un po' di pollo. Reparto pollo. Pollo e riso, dai. Vabbè, dai, per oggi. Però chi vuole il petto di pollo, c'è anche il petto di pollo. Che posto? Divino. Un po' di vino, ragazzi, un po' di vino. Ci stiamo portando a spasso per il mercato centrale di Milano, queste ragazzi, sono, che è pasta. È qui tutta pasta fresca. Qua pasta fresca. E c'è da... C'è, adesso qua vabbè, è buonanotte. Bello. Il pesce. E qua, ragazzi. Mamma, che piatti. Mamma mia, che è venuta voglia di mangiare il pesce. Madonna, davvero, guarda qua. Guarda qua. Perché qua il concept, praticamente, vedete, ci sono i banchi e poi... Puoi sederti e mangiare. Ti siedi, esatto. E ti cucinano direttamente. Scegliete quello che volete mangiare. Mamma, che buoni questi moscardini, il polpo. Vabbè, e qua là, torniamo indietro. Finito. Allora, adesso saliamo al primo piano. Allora, saliamo al primo piano, vediamo che cosa succede. Noi abbiamo fame, eh. A voi è venuta fame, ragazzi? Scusa, Barbie? Ok, perfetto. Botteghe, andiamo. Ok, e qua adesso, ragazzi, noi ci sediamo a mangiare qualche cosa. Io direi proprio di sì. Di buono. Cosa mangiamo? Allora, qui sono panini. Noi lo sappiamo che cosa mangiamo. Sì, io so, io sono già... Ma non ve lo diciamo finché non... Vabbè. Forse questo. Forse qua? Io direi proprio di sì. Forse questo? Giobastianic, ci può bastare? Sì. Ma ragazzi, devo decidere cosa mangiare, però. Mamma mia. Sì. Questo. Madonna. Al ritorno mangiamo, Babi. Sì, no, mangiamo subito. Farinata, che spettacolo. Spettacolo. Focaccia. L'assaggio. Assaggia la farinata. Assaggiamo. Mangia.
Com'è? È buona. Posso dire una parolaccia? No. No, no. È buonissima. No, buonissima. È buona, buona. Buonissima. Le buona. Complimenti. Complimenti. Vediamo un pochino qua che cosa c'è di buono. Verdura. Pasta. Pasta fresca. Pasta, mamma, che buoni questi tortelloni. Mamma mia. Che robe buone, ragazzi. Qui varie insalate fredde, insomma c'è roba per tutti. Un po' di frutta. E qui un po' di formaggi. Gli amanti dei formaggi qua possono impazzire. Sì. Un po' di formaggi, ragazzi, e ovviamente salumi. Fantastico. Grazie. Ecco Barbara che parte col vassoio pieno di roba. Allora, questo è di Alberto e questo è mio. Guardate che spettacolo. Guardate, che roba buona. Togliamo questo che ve lo facciamo vedere dopo. Direi che è una libidine. Io direi adesso Patrizia. Facciamo la prova di Alberto. Scusate ragazzi, facciamo cambio. Il cambio e vediamo com'è. Ma devo mangiarlo? Mangia, ah, sì. Devo prendere le tue. Tu hai l'hamburger e le alette. Io invece ho tutta questa carne favolosa. La schiaccio un po', ma devo prendere il tovaglioletto, no? La mangio così. Fai quello che vuoi. Adesso lo mangio e lo assaggiamo. Al contrario, fai vedere com'è bello dentro. Cosa c'è dentro? Non gli abbiamo fatto vedere neanche cosa c'è. Cosa c'è? Non si sa cosa c'è, Alberto? No. Che l'hai ordinato? Cosa perché c'è mi adesso? Piaceva manzo e formaggio. Ok, manzo e formaggio, va bene. Non sappiamo cosa c'è dentro. C'è della dopo carne. Dopo ve lo dico dopo. C'è della carne. C'è della carne. Io adesso ne mangio un altro morso. Vai, tu mangia. Beh, insomma, ragazzi, io ho voluto venire in questo posto perché io adoro la carne barbecue. E pare che questa sia straordinaria. È uno spettacolo. Non abbiamo le forchette, però. Non so, forse bisogna andare a prendere lì. Adesso le andiamo a prendere. Vado a prenderle io, vediamo. Sì. Alberto. Bravo, perfetto, così mi prendo anche allora, la mia piattino. Roba. Piattino, così mi prendo le mie cose. E piattino. Ragazzi. Forchetta. Buon appetito. E un altro tovagliolino. Buon appetito. Allora ragazzi, non vi abbiamo fatto vedere mentre mangiavamo perché abbiamo l'aria condizionata a palla sulla testa e sarebbe diventato tutto freddissimo e la carne è buona da mangiare. Da mangiare calda, però questi sono i morti e feriti nel mio piatto. Lui aveva in teoria soltanto l'hamburger, ma in realtà si è mangiato anche le mie alette di pollo. Adesso ce n'è ancora una che lasciamo ad Alberto. Vai Alberto, la mangio, vai mangia. Ragazzi, devo non dire è piccante, No, noi l'abbiamo presa a barbecue perché a me il piccante dà abbastanza fastidio allo stomaco e, adesso me la zanno, però ragazzi devo dire che dopo vi facciamo vedere lo scontrino, ma merita, perché è tutto. Ci sono queste alette di pollo che sono non buone, di più si devono mangiare sono anche le ossa. Uno spettacolo, sono un po' dolcine,
ma di una morbidezza che fanno imbarazzante. Io ho preso un piatto che si chiama Memphis, in pratica c'erano della punta di petto, del pulled pork e delle costine, cioè praticamente si scioglievano in mano, non si riusciva neanche a prendere sotto la forchetta da quanto erano morbide, quindi devo dire che Gio Bastiani ci ha fatto centro, davvero. Noi abbiamo comunque sì, mangiato in un orario in cui effettivamente non c'è tantissima gente, ma penso che tra un'oretta qua sarà, anche se siamo ad agosto, ci sarà il casino. Allora, per tutto quello che avete visto, adesso vi faccio vedere lo scontrino. Scusate, abbiamo speso 47 euro, devo dire che 47 euro ben speso. Buono. Carne perché quando la carne è buona, ragazzi, un po' come quando si mangia il pesce. Ma era tenerissima la carne. Esatto, sì sì, no. Io adesso non so come fosse il panino. Buonissimo. Perché l'hamburger non l'ho mangiato, però era tenerissimo buono. Anche il panino. Bene. Quindi, ragazzi, se avete voglia di fare una scappata al mercato centrale, al di là di Gio Bastianic, e vedete il banco com'è, ci sono tanti altri ristoranti dove potete sedervi a mangiare. Questo è tutto al primo piano. Giù, a piano terra, avete visto quello che vi abbiamo fatto vedere. Cioè, si possono leccare le dita. Si possono leccare le dita, se direi. Qua è tutto da mangiare con le mani. Sì, le alette con le mani, rigorosamente con le mani. Sì, sì, tutto da mangiare con le mani. Quindi fate una capatina perché merita. Ne davvero. Vale la pena, veramente. Assolutamente sì. Poi è divertente perché comunque un concerto sì, ma poi vedi veloce. Passare anche gente, veloce. Sì, sì, è una roba veloce, non state a tavolo due ore ad aspettare. È molto giovane come... C'è anche molta gente pittoresca. C'è molta gente pittoresca. Pittoresca. Cioè, ma anche noi siamo pittoreschi. Ma noi mica anche tanto. Noi siamo pittoreschi. Ci guardavano tutti come, se, come al solito. Quando io passo, passa l'extraterrestre. Adesso passa, guarda che pittoresca. Adesso passa una ragazza pittoresca. Vabbè, facciamo finta di niente. Niente. Dai. Va bene, ragazzi. Allora, noi siamo arrivati... Abbiamo superato i 4.000 iscritti, quindi dobbiamo fare la festa. Ai 5.000 festeggiamo, certo. Festeggiamo tutti insieme, decidiamo che cosa fare, anzi dateci delle idee di cosa volete che noi facciamo ai 5.000 e lo faremo con voi, magari facciamo una diretta tutti insieme. Esatto, non sarebbe una cosa... Sarebbe una cosa carina. Bellissimo. Basta, noi abbiamo mangiato, bevuto Coca-Cola. Zero, perché rigorosamente Coca zero. Zero. Mica che poi ci sono troppe calorie, ma io non è che ho mangiato un po' di carne, lui ha mangiato un panino, ma non sì, abbiamo neanche fatto robe pazze. Noi vi salutiamo, vi invitiamo ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, come al solito, perché dobbiamo arrivare ai 5.000 veloci, per cui fatelo cliccando anche la campanella, così siete sempre aggiornati, fateci commenti, cliccate like, insomma ormai già lo sapete, no? Noi vi abbracciamo, baciamo, stringiamo forte 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 e ci sentiamo presto al prossimo ciao, video. Ciao. Ciao ragazzi. Oggi io sono rimasta dietro a fare la videomaker. Oggi è tutto oggi. Dedicato ad Alberto. Poi il prossimo video ci sarà. Ma dietro sarà. C'è sempre lei, sono sempre in mezzo io. Come Prezzemolino. Sì. Mi chiamavano Prezzemolino. Ciao ragazzi. Ciao ciao.